Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon martedì a tutti, amici, buon martedì a tutti, amici. Ah, sapete perché sono contento stamattina? Ricordo che tutte le sere facciamo la live alle ore 21, tutte le sere noi facciamo la live. E ieri abbiamo avuto un picco di 230 persone. Non è ancora iniziato il campionato, questo cosa vuol dire? Che state tornando comunque in massa a guardarmi. Adesso ci abbiamo anche il computer, quindi andiamo a visionare anche le cose in diretta. Quando mi fate una domanda la andiamo subito a vedere, se non la so. Giochiamola, no, com'è che ti c'è Scotti? Giochiamo la domanda, il bonus, la domanda da casa. Quindi sono contento, ragazzi, vi ho visto affiatati in live. Saluto Enrico, nuovo abbonato, ringrazio tutto il mio staff di WhatsApp. Veramente sono molto molto felice. Quando ho avuto il boom su YouTube anni fa, mi ricordo che avevo uno staff che era fantastico. E non era soltanto di milanisti, c'erano anche interisti dentro. Gobbi no, ma interisti sì, c'era Stefano, c'era Fabrizio. E mi ricordo che eravamo molto molto carichi tutti quanti, molto rispettosi. E un blogger, se c'ha secondo me uno staff che li vuole così bene, così pronto, così preparato anche, poi tutti i malati di sport in generale, non stanno più di calcio, è una bella cosa. Ragazzi, per iniziamo col video. Una domanda. Ma c'è ancora gente, veramente, anche in rilano ha detto, un certo Giù mi ha scritto, ciao Giù, mi ha scritto, chiedi scusa alla società. Giù, ma scusami un attimo, ma che cosa c'hai nell'anticamera del cervello? Procioni? Giù, ma ti rendi conto che la Roma ha speso 70 milioni per due giocatori? Solle e Dobbik, e noi ti faccio il calcolo di quanto abbiamo speso per ora. Per ora, ora, con i tre acquisti che abbiamo fatto, abbiamo speso 13 più 18, 21, più adesso i 14 per Royal, 45, di cui 28 erano quelli di Salamaker, 3 regalati con i Simic, 31, e 4 quelli di Maldini. Quindi abbiamo speso 10 milioni sul mercato, 10 milioni di euro sul mercato, con tutti gli esuberi che avevamo da fare, che già dovevamo avere un cassetto almeno fra Origi, Balloturé, Adli, Pobega. Io ho dato via anche Riders, che non serve un cazzo, perché ho detto che sarà il nostro flop. Salamaker, che adesso non vendere più, comunque mettiamoci dentro anche Salamaker, Florenzi, Calabria, eccetera. Dovevamo già avere un tesoretto di 60-70 milioni, più i soldi della Champions, potevamo avere un tesoretto di almeno 120-130 milioni di euro, perché loro, ricordiamoci che di tasca loro non mettono un euro. Cioè noi qua non siamo qua a valutare la squadra come sta giocando, che è quello che ci interessa, per l'amor di Dio. Ma se dobbiamo andare su questo argomento, noi dobbiamo soltanto stendere non un velo pietoso, ma dobbiamo stendere un rotolo di carta igienica, un rotolo intero, una confezione di carta igienica, se dobbiamo andare a valutare questi. Cioè l'impegno economico che loro ci mettono dentro è pari a zero. Io non so perché hanno preso una società come il Milan. Con Fonseca hanno fatto così, hanno fatto dei parametri loro, hanno chiuso gli occhi, c'era Lopetegui, Farioli e Fonseca, quelli che costavano di meno, hanno fatto così, gira, gira. Fonseca, cazzo, sì, prendiamo Fonseca, cazzo, ma che bell'uomo, Fonseca. Hanno preso Fonseca perché erano i tre che non ti, erano i tre allenatori che noi abbiamo trattato, o Van Bommel, c'era anche quattro, abbiamo fatto così, alla fine abbiamo pescato Fonseca. Per sentito dire. Abbiamo visto Bernard, i suoi ex giocatori, altri giocatori che parlavano bene, quindi sono fatti coraggio. Hanno valutato quello che costava di meno, perché ragazzi non dimentichiamoci che abbiamo preso Pavlovic, che non ha voluto nessuno, a 1,5 milioni di euro. Poi magari sono scelte che gli va di culo e sono azzeccate, ma non mi venite a dire che sono scelte mirate, cose che loro hanno preso le convenienze, hanno preso il saldo. E adesso andiamo nella cosa piccante che mi fa imbestialire. Alvarez all'Atletico Madrid. Alvarez, Julian Alvarez all'Atletico Madrid.
Voi pensate l'Atletico quanto gliene fotteva più di tanto di togliere Morata, perché se all'Atletico fosse interessato Morata, li riguardava l'ingaggio tranquillamente e l'avrebbe tenuto. No, tu da qua non ti muovi. Tu voi pensate che interesse, che quanto gliene fregava l'Atletico Madrid di tenersi Morata? Cioè, nulla, lo dico io, nulla o niente. Ieri è venuto anche Lollo su questa vicenda qua, è venuto anche Lollo, che saluto tanto, che l'avremo presto ospite in live. Mi auguro, andrò anch'io ospite da lui se mi vorrà, visto che, vabbè, su questo nessuno vuole parlarne. Lui ha detto, ragazzi, sulla cosa di Morata ci sono anche tante cose, magari non è vero che anziano a trattare prima con i giocatori giornali, i ragazzi gonfiano in una maniera esorbitante, gonfiano comunque sia tutte le notizie, parliamoci chiaro. Però la differenza fra una squadra, ok, che vuol puntare comunque qualcosa, la Roma che è iperindebitata, che spende 70 milioni per due giocatori, noi invece andiamo a prendere una porcheria come Emerson Royale, che adesso da quando sarà da oggi, mi sa giocatore del Milan, da domani, quello che è. Perché noi per prendere Emerson Royale ci mettiamo 2 mesi e mezzo, cioè cose veramente assurde. A parte che Emerson Royale non ci serviva con tutti i terzini che abbiamo, piuttosto mi tenevo Terracciano. Emerson Royal, se fosse stato italiano, non sarebbe stato neanche preso in considerazione. Ve lo dico io che se fosse stato italiano Emerson Royal non sarebbe stato neanche preso in considerazione, neanche lontanamente. Invece, perché è straniero, andiamo a spendere 14 milioni per uno straniero. E ricordiamoci che adesso ci dovremmo anche tenere Pobega, che mi è venuto in mente adesso, vedendo il video che ha fatto Lolo qualche giorno fa, che c'è un problema, poi lo faremo più approfondito. C'è un problema di liste con gli italiani, che noi adesso non abbiamo italiani. Florenzi lo tenevamo perché era italiano, secondo me, a suo punto. Calabria non potrà mai andare via. Torriani avremo un secondo portiere come italiano, ma Gabbia come italiano, Calabria, Pobega come italiano, e poi noi Camarda, naturalmente liberali, tranquillamente. Vabbè, qualcuno ce l'abbiamo. Ma questi qua non so se devono giocare o devono essere messi nella lista Champions, adesso non lo so com'è che funziona. Comunque, quello degli italiani, che noi ne abbiamo pochi di validi, a parte liberali Camarda, noi di validi italiani e Gabbia come buona riserva non ne abbiamo, questo è un problema. Abbiamo un ottimo secondo portiere che si chiama Toriani. Poi adesso prenderemo Scuffè, non si è capito se prendiamo Scuffè o prendiamo Consigli, che comunque io li reputo dei validissimi secondi portieri, sia Scuffè con Consigli. Sui portieri, se non andiamo a prendere Tatarusane, quelle porcherie straniere, quando in Italia le coltiviamo come... Cioè, è come la Valpolicella che fa nascere il vino in Italia come portieri. Ne abbiamo a volontà, siamo sempre stati una fabbrica di portieri. Quindi non vedo dove sia il problema. Comunque, per far capire che anche a livello internazionale loro è inutile che dice riporterò il Milan al mondo, perché caro Cardinale, con le belle parole, farti grosso col culo degli altri per la tradizione del club, le cose sono cambiate, il mercato è cambiato, vince chi spende. Il Real Madrid, spendendo tutti i soldi che ha speso, a parte che loro i soldi non sono del presidente del Real, ma sono degli azionisti, perché il Real è la squadra al mondo che ha più azionisti in assoluto al mondo, quindi li prendono da là, c'hanno migliaia di azionisti di maggioranza, li prendono da là e loro sono belli che a posto. Comunque vi posso assicurare, vi posso garantire che... Cioè, lo vediamo tutti, se non spendi coi grandi giocatori, in Europa non vinci, non ce l'ha fatta neanche l'Inter, che ce la stava facendo l'Inter ora, miracolosamente, e anche con merito di vincere una Champions, ma se non spendi, in Europa ti mangiano completamente, ti mangiano, vai a fare figure di merda, perché il campionato italiano, giocando in Italia, parti sfavorito, perché è nettamente inferiore rispetto ad altri campionati. E questo qua è un dato di fatto. Lascia stare che l'Atalanta ha vinto l'Europa League, tutto quanto, che ha fatto un miracolo, tutto quel cazzo che volete, tra l'altro strameritandola, è tutto quello che volete. Ma il calcio italiano è inferiore, almeno l'anno scorso, poi quest'anno non lo so, ma l'anno scorso, a vedere Milan-Juventus 0-0, seconda e terza in classifica, c'era da rabbrividire che sono arrivati seconde e terze l'anno scorso. Facevamo cagare, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Adesso queste due partite qua ci stanno esprimendo un sorriso completo di ottimo calcio. Ma se no, ragazzi, il livello è quello. Il livello è assolutamente quello. Comunque, detto questo, io sinceramente sono veramente... Mi fanno ridere quelli che ancora parlano delle...
le aziendalistiche parlano che la società fa un gran lavoro, che Ibra è un mago, che di qua che di là, che Ibra naturalmente non è il suo lavoro questo, non ci manca completamente un DS, ma nella maniera più assoluta. Non abbiamo bisogno di un esaltato che ama se stesso e basta, che vada comunque sia a far vedere cose che non esistono, ok? Li va di culo al Milan quest'anno, grazie a Dio che abbiamo pescato anche i liberali che ci può tornare l'utile, che abbiamo ripescato Cucuzzeo che ci può tornare l'utile, che dal mazzo ha pescato Fonseca che per ora mi sembra che sta facendo un ottimo lavoro, più che ottimo, anzi molto molto più alto delle aspettative. Però ragazzi, il campionato deve ancora iniziare, stiamo calmi, siamo abbottonati, stiamo tranquilli che il campionato deve ancora iniziare. Detto questo, signori miei, vi invito a guardare anche il video di la live di ieri, ragazzi. Abbiamo fatto già 13.000 visite, record. Stasera siamo tutti live alle ore 21. Tutte le sere ore 21, ragazzi. Per 2 anni non posso uscire la sera, sono sempre live alle ore 21. Vi aspetto numerosi per parlare anche di questo argomento qua. Di più di più, vediamo sullo sport che cosa ci tira fuori per il video di oggi pomeriggio. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti.